Palazzina Laff, un film necessario su un argomento che va al di là della realtà. Cioè, Michele Riondino ci ha raccontato che ha dovuto normalizzare delle situazioni perché erano talmente assurde da sembrare finte. In realtà sono reali, che poi sembrano surreali, ma è ciò che accade a volte appunto con la realtà. È un film secondo me sorprendente, perché proprio anche lo sguardo di Michele è uno sguardo che non mi aspettavo, conoscendolo umanamente da tanto tempo, sapendo anche come si accende giustamente quando parla della sua terra, di situazioni molto vicine a tutti noi, e quindi sono rimasto veramente sorpreso dalla cifra stilistica che ha utilizzato, e sono davvero felice di contribuire in qualche modo con una mia canzone alla sua opera prima. Io credo che i Tarantini abbiano pagato abbastanza in questi decenni, e che sia arrivato il momento di dare delle risposte definitive che in qualche modo tutelino la salute, il diritto alla vita di tutti i Tarantini, e anche posso dire alla bellezza, perché è una città, se fosse stata una città brutta probabilmente avremmo accettato paradossalmente forse anche un po' di più ciò che succede, ma considerando la città in cui viviamo, la bellezza che esprime ogni giorno e che sopravvive a tutto ciò che le è stato fatto, credo sia necessario dare delle risposte definitive. Io la penso assolutamente come Michele, e da anni proviamo a dire determinate cose, ad accendere la luce su delle ombre, ma anche appunto su ciò di bello che contraddistingue la nostra terra. Sì, mi piace molto. Io sono cresciuto anche ascoltando le colonne sonore, uno dei grandi riferimenti che nomino spesso quando mi chiedono delle influenze di Morricone, per esempio, ne sono veramente tanti. E quindi credo che siano due atti che si amplificano, quindi siamo in qualche modo indissolubili, e mi piacerebbe tanto continuare. Magari un giorno anche affrontare proprio il discorso di colonna sonora al completo, no? Perché ho sempre partecipato con delle canzoni originali, che devo dire è molto bello, però più in là mi piacerebbe magari provare anche qualcosa di più ampio. Sì, ma io sono un attore nato, cioè questo è non mi dispiacerebbe, è una cosa che mi hanno anche proposto, però non mi sentivo ancora pronto, magari tra un po', perché non sto pensando a questo in questo momento, sono concentrato sul film di Michele, su ciò che accadrà in questo mese con lui, e gli faccio un grossissimo in bocca al lupo, lo faccio a lui, lo faccio a me, lo faccio alla nostra terra che ne ha bisogno. E magari tu vai al cinema e lui a Sanremo, vedi? Ah, perché no? L'ho già visto, mi sa, su qualcosa. Grazie.